Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione che veramente mi fa veramente pensare. Piccola premessa molto importante. Va bene? Noi abbiamo parlato di questo argomento, però torniamo a parlarne perché ci sono delle novità, ci sono delle cose nuove. Quindi ho detto ragazzi, aggiorniamo un pochino le cose e cerchiamo di parlare insieme di questa cosa. Partiamo da un presupposto molto semplice. Qualche tempo fa la Juve è stata accusata di aver commesso delle illegalità in Italia. Sapete bene che la Juve è una società che ormai insomma, è diventata il capo espiatorio di tutti. Praticamente noi siamo l'indice di colpevolezza. Non c'è più le fotografie dei criminali nei commissariati. Ci mettono a noi praticamente perché loro sono ossessionati con noi. Loro odiano la Juve profondamente. E quindi mettono noi come esempi. Però ci sono delle novità molto importanti che fra poco io vi devo tornare un pochino a raccontare. Ok? Quindi che dovete fare prima di tutto? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano i video. Quindi mi raccomando, ragazzi, questa è una cosa importantissima, una cosa fondamentale. Se voi non fate questa cosa, non vi arriva praticamente niente. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, partiamo da un presupposto molto, molto, molto semplice. La Juventus, sapete che ha patteggiato per quanto riguarda la situazione relativa alla manovra stipendi. Ok? Non ha patteggiato per l'altro filone, eh? Quello è ancora in corso, quindi gli stipendi noi abbiamo patteggiato perché sennò era un casino, perché non perché ci fosse qualcosa che non andasse, ma perché i procedimenti erano talmente lunghi che non potevi poi, ti mettevano praticamente così e non potevi, né, non potevi fare niente letteralmente. E per quanto riguarda la situazione relativa agli stipendi, lì è questa. Invece la situazione relativa a quello che abbiamo detto prima, ovviamente non è ancora stato patteggiato nulla ed è in corso. Da questo punto di vista, Agnelli, che è uno dei soggetti sicuramente più coinvolti attualmente nel contesto in cui noi ci troviamo, lavora invece alle spalle, no? Lavora, alle spalle di questo argomento perché lui va al TAR. Ragazzi. C'è gente che mi ha scritto, sapete cosa mi ha detto? In maniera molto chiara, sapete cosa mi ha detto questa gente qui? Mi ha detto: Matt, ma secondo te non è che lui sbaglia ad andare al TAR e danneggia anche noi? Assolutamente no, perché Agnelli adesso non è all'interno della Juventus. Quindi, qualsiasi ricorso lui farà al TAR, lui lo farà per conto proprio. Quindi la Juve non c'entra niente. Ma a prescindere da tutto, anche se c'entrasse la Juventus, voi dovete essere contenti che si va al TAR. Dovete essere contenti che si va al TAR, perché è l'unico posto in cui ti possono dare un minimo di credibilità e di udienza, perché se tanto se tu vai di fronte ai giudici scelti dalla FIGC è la fine. Qui c'è gente che non ha capito niente, eh. La gente scrive sui giornali, la gente scrive e dice che Agnelli va al TAR perché Agnelli è colpevole. La gente non ha capito manco come funziona. Agnelli va al TAR perché è innocente. Perché altrimenti Agnelli non spenderebbe centinaia di migliaia, ma stava a parlare di tanti soldi, in legge e in legali per andare di fronte a un TAR e vedere il proprio ricorso rigettato. Lui sa ed è consapevole che potrebbe vincere il ricorso. E dal momento in cui Agnelli vince il ricorso, tutto quello che riguarda Agnelli cade. E quindi potrebbe anche tornare alla Juventus. Questo è il punto della situazione. Tu non stai andando al TAR per, dicevo, al TAR, arrivederci. Io sto andando al TAR perché se vinco al TAR sono innocente. E quindi è una cosa che bisogna valutare con molta attenzione. Qui c'è gente, io veramente è una cosa che non mi riesco a capacitare, che va contro Agnelli. Che dice, no, Agnelli al TAR non ci deve andare, perché deve seguire l'esempio di suo cugino, deve stare fermo. Avete visto il cugino che brava persona? Si è stato fermo, non ha detto niente, ha deciso di affidarsi ai legali e
E va bene perché Elkan, per quanto riguarda la situazione relativa al caso in corso, sta lavorando, certo, nel caso, ma non ha fatto nessuna dichiarazione, non ha chiesto il TAR, non ha fatto niente. Invece Agnelli ha un modo di fare un po' diverso, perché Agnelli gli dice: io non parlo, ma comunque vado al TAR. E ti posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Per me Agnelli c'ha ragione. Per me Agnelli ha ragione. Io mi meraviglio di chi dice che Agnelli abbia torto e dovrebbe prendere esempio da qualcuno. Ma che esempio? Cioè, ma che esempio? Qui veramente, lui deve prendere esempio da Elkan, semmai è Elkan che deve prendere esempio da lui, che se sta a fa mettere i piedi in testa. Lui non deve prendere esempio da Elkan. Che deve prendere esempio da Elkan? Che cosa deve prendere esempio a fare da Elkan? Perdonatemi. Per capire come ci mettono i piedi in testa, c'è un manuale per farsi mettere i piedi in testa, questo è... Boh, io sarò perché di indole sono sempre stato uno di quelli che le ingiustizie non le ha mai potute sopportare, mai. Cioè, io sono capace che te faccio crollare un castello, io costruisco un castello, io faccio crollare i castelli perché non ne so sta zitto, e sarà perché sono di questo carattere che devo dire le cose, ma io l'atteggiamento di Agnelli è un atteggiamento perfetto per quanto mi riguarda, perfetto, perfetto. C'è gente che vuole Elkan come presidente della Juve. Qui c'è gente che vuole Elkan, che crede che Elkan sia più competente di Agnelli in materia. Elkan è un grandissimo dirigente. È un dirigente di grande qualità, è un dirigente intelligente, ma di calcio non capisce niente. Ma meno di zero. Cioè lui crede che se giochi ancora lui crede che il calcio si giochi con la pallina da tennis, capito? Lui non capisce niente di calcio, non ha idea neanche di chi siamo noi. Cioè, che squadra di lui dice Juventus, ma lo dice. Lui di calcio non ha mai, si è mai occupato. Quindi, se permettete, se io devo dare una fiducia, io la do più ad Agnelli che ad Elkan. Elkan di calcio non ha mai capito niente, non è mai stato un uomo competente nel calcio, comunque capace di agire nel calcio. È sempre stato uno che il calcio ha sempre visto come sì. Guarda, oggi non ho niente da fare. Sai, ho guadagnato 4.000 miliardi di euro, vado allo stadio e mi siedo con la maglietta della Juve. Quel tipo lì, capito? È un po' il fan occasionale, quello che arriva ogni tanto, che si fa vedere, saluta così e arrivederci. Invece Agnelli è proprio nato in mezzo alla Juventus, è proprio cresciuto, è proprio fatto, è roba, no, come si dice, dalle mie parti ti dice, non so da voi come si dice, ma quando tu sei di famiglia... Ok, che sei un amico di famiglia, ti dico, è roba, no? Quindi è roba, niente, è proprio parte della nostra squadra. Quindi il fatto che lui vada al TAR ci va perché lui giustamente ritiene che vada tutto a posto, che sia tutto a posto, che non abbia problemi, e fa giusto ad andarci. Io mi meraviglio davvero degli altri. Io mi sto veramente meravigliando sotto tutti i punti di vista degli altri. Perché sembra che John Elkann sia il cugino giusto, diciamo, quello che fa che sia tranquillo, che nonostante non dovrebbe farlo, perché diciamo che dovrebbe essere un pochino più di carattere, no? Laddove di carattere vuol dire farsi rispettare per quello che è. E Agnelli invece sembra lo sfigato di turno che dice: ma questo, guarda, questo è mezzo, questo no, questo non va preso sul serio, questo non vale niente. Boh, boh, boh. Io mi meraviglio, veramente mi meraviglio perché un tifoso juventino, una persona che tifa Juve da sempre, no? Dovrebbe essere contenta, capito? Dovrebbe essere felice che ci sia qualcuno che si faccia rispettare. Qualcuno che ti porti di fronte alla gente e che ti venga a dire: bello, io adesso ti faccio ti uso il tuo sedere come spatola per gli hamburger. Questo dovrebbe essere contento di quello. Invece no, invece c'è gente che crede che Agnelli abbia torto.
E no, perché lui doveva fare come il cugino, lui doveva restare fermo in attesa del giudizio. Ma che? Ma dove? Ma quando mai? Scusate, ma come mai? Il sangue dentro le vene, ma voi, cioè, ma quando mai? Ma quando mai? Ma te fanno una cosa del genere e tu stai zitto e fermo? Ma il carattere tu ce l'hai, hai lasciato a casa il carattere. Questa è una questione di personalità, una questione di carattere. Evidentemente lui si sente di andare di fronte al TAR e fa bene ad andare di fronte al TAR. Fa bene ad andare di fronte al TAR perché comunque è l'unico modo per farsi un pochino rispettare, perché se stanno aspettando loro e campa cavallo e l'erba greca, è una cosa che, nel senso, se ci aspettiamo Elkan, Elkan, no. Ecco, quando gli dici qualcosa, dice, sai John, questa cosa, sai, è successa questa cosa, tu che ne pensi? Noi faremo tutto quello che è possibile per difenderci, punto. Finisce là, la lentezza, la mosciaria, una banalità impressionante. Sembra uno uscito da, sembra che te stai, sembra che un, non lo so, un lassativo. Quindi lascia perdere, sembra una persona così cava, lascia perdere. Agnelli sa quello che fa, perché è una persona intelligente e comunque sa, conosce l'ambiente, conosce l'ambiente, capite cosa voglio dire? Conosce il contesto, sa dove deve andare, sa dove deve andare a mettere le mani. È normale. Io, se devo valutare un comportamento, per me il comportamento suo è normale. Il comportamento di stare zitti non va bene. Stare zitti non porta niente. Stare zitti non porta niente. Se tu devi dire qualcosa, lo devi dire. Stare zitti non porta a niente. Non c'è un premio. Dice, ah, vabbè, stai zitto, allora adesso, cioè, adesso si sistema le cose. Devi parlare. Devi dire le cose che pensi se vuoi arrivare a dire qualcosa di importante, se no sarai sempre uno che. Così. Ma non si può fare, no? Ma non si può fare sta cosa, ragazzi. Non si può fare. Ma non si può fare questa cosa qui. Cavolo! Ma non è una cosa normale questa cosa qui, ragazzi. Poi possiamo parlare fin quando volete, ma non è una cosa normale. Quindi voglio sapere un pochino voi cosa ne pensate, perché voi qua poi bisogna dire le cose, bisogna commentare. Quindi sotto, qua sotto, subito, commentate, ditemi un pochino quello che ne pensate voi. Voglio conoscere un pochino le vostre opinioni su questo argomento. Cioè voglio sapere un pochino cosa ne pensate voi. Voglio conoscere proprio il vostro modo di vedere cose. Voglio conoscere, cioè fatemi sapere, capito? Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché voglio sapere cosa dite voi.